Viene stesa su una tavola che deve essere tradizionalmente di faggio. Di faggio viene tirato bene. Occasione di sangue. Io qui c'ho tutta una lista di cose che faccio fare prima, ma non c'è modo di leggerlo, quindi. Nella vicina Leonessa c'è il faro di Monteleone che veniva fatto il giorno di San Nicola. Veniva fatto dell'Immacolata Concezione il 7 di dicembre. 8. Scusa, 8, sì, 8, c'era bene, 8. E anche tu, per questo faro veniva cucinato in un calamare, un grande calderone, distribuito grandi. Parliamo dell'Italia, dell'Europa del 500. Il 500 fu un secolo molto molto complesso. Innanzitutto vediamo l'affermarsi dei grandi stati nazionali europei, ovviamente meno quello italiano purtroppo, e anche il secolo anche di Michelangelo, di Leonardo da Vinci, di Raffaello, dei grandi padri di Giulio II, Carlo V, ed era anche il feudo, anche Leonessa e tutti gli stati della montagna d'Abruzzo. E lui poi trasferirà a sua figlia Margherita d'Aosta, che sarà signora delle Leonessa, intorno al 1538. Che si era sviluppata proprio per fare in modo che la pecora potesse essere adatta alla transumanza, perché il sistema di allevamento locale nostro è quello della transumanza. Ecco, le grandi greggi venivano spostate. Senti, io non so che cosa devo dire, comunque io ho messo a segnare tutti i piatti che facciamo nelle taverne di Leonessa. Insomma, in questi anni più o meno i pasti sono questi, ecco, è tutta roba povera, è tutta roba che abbiamo, come dice Nicoli, insomma, degli anni del 500, del 1500, non lo so, insomma, gli anni non li sono, del sesto di corno è questo. L'antipasto facciamo salami, lonza, coppa, frittate con ortica, con coratella, con cicoria, con cipolla, con salsiccia, con funghi. Poi il formaggio pecorino. Poi facciamo dei crostini di fegato di maiale, che allora il maiale si trovava molto, il pollo e uova sode. Poi facciamo ceci con le cotiche, la cotica è la codena del maiale, non lo so, però caldi questi, non freddi, vanno riscaldati, insomma, con degli odori, non lo so, ecco, io più o meno con queste cose qua, ecco. Poi facciamo la zuppa con le ossa di maiale, la zuppa. Si fanno le ossa di maiale, si fanno bollire, si spolpa la carne ottenuta, si fa un brodo e con questo qui va messo sopra del pane tostato con pecorino e pepe. Poi facciamo la zuppa di legumi con cicerchia, lenticchia, orzo, insaporita con osso di prosciutto e cosparsa di pecorino. Poi facciamo la pasta del sesto, strengozzi fatti solo con acqua e farina, quadrucci un po' grossi e conditi con barbazza di maiale, salsiccia, pancetta affumicata, pecorino e pepe. Poi facciamo il farro con i funghi porcini, salsiccia e pecorino, il farro intero, non il farro spezzato. Poi per i secondi c'è qui da noi una tradizione che so anni, insomma, che la fanno e non la ripetiamo, è la pecora a Lucallaro. È spezzato di pecora, la pecora va bollita con acqua e aceto. Fare un soffritto con cipolla, sedano, carote e unire la carne. Aggiungere acqua e vino bianco e lasciare cuocere a fuoco molto lento. Preparare una salsa con alloro, rosmarino, timo, finocchio, chiodi di garofano. Mettere a macerare con olio, aceto e limone e versare sulla carne alla cottura quasi ultimata. Poi facciamo lo spezzatino di maiale con polpa di maiale, costato e salsiccia, aromatizzato con rosmarino, salvia, timo, maggiorana, prugne secche e aceto. Poi cosce di polli ripieni, prugne secche riempite con delle prugne secche, rosmarino e salvia vengono poi infarinate, avvolte nella pancetta e cotte in padella con strutto e vino bianco. I nobili d'epoca vi attendono per farvi gustare cibo tradizionale fatto in casa, in una magica ed incantevole ambientazione illuminata da candele. I tavoli e le sedute sono realizzate in legno, in maniera artigianale, e vengono allestiti con stoviglie in coccio e legno. L'unica posata a disposizione è la cucchiarella, anche se è in legno. I piatti proposti sono frutto di un'accurata ricerca storica. I nostri cuochi vi faranno gustare magnifici piatti dell'epoca, tra cui zanzarelli,
piatto tipico della tradizione contadina del Cinquecento, fatto con brodo di pollo, uova e pane raffermo. Dalle cacciabatte. Poi abbiamo preparato un spezzatino con radicchio, uvetta e pinoli. E per dolce abbiamo una composta di ricotta con mele, cannella e uvetta. Chiaramente di ricette ce ne sono tante, e ovviamente noi siamo agevolati ora perché abbiamo i frigoriferi, quindi possiamo tutto conservare, le spezie che ci mettiamo sono meno di quante ne mettevano all'epoca rinascimentale, in quanto prima non avevano i frigoriferi e quindi dovevano coprire la carne con molti sapori per nascondere, diciamo, alle volte la carne non propriamente fresca. Abbiamo fatto il pane in casa. E con le noci e l'uvetta, e poi se veniamo a mangiare. Poi sì, una cosa molto carina che secondo me è veramente caratteristica dell'epoca è la tizza sete, che è un prosciutto cotto nel mosto d'uva con la cannella e la salvia, che si mangia a pezzettini e serviva per richiamare le persone nelle taverne e per poi bere, farle bere. Quindi ovviamente poi per farle più bevevano, più consumavano e quindi avevano questo. Noi abbiamo preparato questa tizza sete, quindi vi aspettiamo. Grazie. Adesso a conclusione di questa conferenza ci avvieremo a visitare le 7 taverne di Leonessa, perché una giuria dovrà valutare la taverna più consona al clima rinascimentale. Verranno valutati alcuni elementi che sono l'ambientazione, l'atmosfera, la rispondenza filologica dei cibi, che significa sulla base delle notizie storiche comunicate dagli esperti, niente patate, niente peperoni, niente melanzane, niente pomodori, quindi diciamo ricette fatte con i prodotti all'epoca reperibili e quindi se ci volete seguire siete benvenuti. Dai voucher come te l'ha dati Silvana, non ti so dire. E c'è una saletta in fondo per aprire. Controllare l'ambientazione, come è apparecchiato, l'accoglienza. Beh sì, prego, prego. Esattamente. Dalle fiaccole. Gli odori di genere possono essere curati al meglio. Prego. E queste sono le nostre cuoche al lavoro. Buongiorno. La maggior parte delle cose che vengono servite in taverna vengono fatte a mano, compresi gli gnocchetti che li abbiamo fatti uno per uno a mano durante questi giorni. Ma c'erano i salsicci. Profumi incredibili, però questo posto rimane così tutto l'anno, attrezzato, no? Questo periodo, quest'anno. Quello è vino. Quello che bevevano allora noi neanche. Taverniera. Sì, è sesto. Responsabile un po' di tutto. Questa è la vostra donna, faccio fare tutto il giro intorno. A voi vedete, siamo costretti a fare questo. Le frittate ai funghi, le frittate alla cipolla e le frittate di cicoria. E poi il formaggio e poi c'è un'insalatina di farro. L'insalatina di farro dove ci sono proprio prodotti. Non abbiamo usato prodotti diciamo recenti, quindi ci sta il mais, ci sono le carote, le uova e...
appoggio, appoggio, sono così per molto, dai, appoggio un attimo. Molto bella questa, sì, bellissimo posto. Grazie. Dici a Terzone, questo è un formaggio di bufalo, sempre del caseificio che si trova a Terzone, dove fanno ricotta, formaggio e mozzarella, una zuppa di cereali e quindi si fa orzo, quella è la zuppa, no, ce l'abbiamo qui sopra, è calda, vi aspettavamo per portare, quella è una frittata, sì, ma fatta con zucchine, peperoni, bella, peperoni, insomma, qui con salsicce, pancetta e pecora, pecora alla brace. I dolci fatti sono fatti da Tommy col vino rosso, vino e vino, vino bianco. Io vi porto un po' di piatti, se vi accomodate ci fa piacere. Lo individuate perché ha il colore blu, azzurro scuro blu. Questa è una botte che loro hanno sbucato. Cavalli, qua devi vedere. Carine. Eccezionale. Tra l'altro abbiamo cercato anche di evitare la corrente. Vestiti di celeste. Allora oggi abbiamo un misto con fritellini di zucca, e sfogliatine con oliva, prosciutto e rocca, poi abbiamo dei crostini
con patè di lenticchie e cotechino, che è da assaggiare secondo me, perché è veramente una cosa particolare. E poi è la pizza sede di cui vi parlavo, la pizza sede. La taverna è tutta qui, quindi è piccolissima. Sono però c'è anche la Cicerca. Stiamo a via Mastrozzi, vieni qua. Porta. Eccoci.